Guardate questa immagine che rende molto molto bene l'idea e ci permette di capire un insegnamento meraviglioso di Nisargadatta. Chi sta facendo l'esperienza che vivo? Non capitelo mentalmente, ponetevelo solo come domanda. Già ho detto, ma permettetemi di ripeterlo, che Socrate nell'antica Grecia, bellissima Atene di 2300-2400 anni fa, non insegnava filosofia. Era un maestro Socrate. Noi l'abbiamo messo negli scaffali di filosofia, come dice Terzani in un bellissimo dei suoi libri. Socrate insegnava a porsi domande e diceva che la domanda è più importante della risposta. È curioso che quando noi oggi studiamo Socrate, studiamo quello che Socrate diceva, ma ci dimentichiamo il modo in cui insegnava. Nell'agorà, che era più una trasmissione di click interiori, anche se all'epoca non c'era il mouse, e quindi dicevi click interiori, ma che stai a dire? No. Però cercava più di trasmettere l'antico fuoco, che è antico e anche sbagliato, il fuoco oltre il tempo, diciamo così, e non di istruire solo di oggetti mentali chi lo ascoltava, come oggi lo intendiamo. Vado all'università e so delle cose che prima non sapevo, no? Ma la parola conoscenza, l'etimologia, ricordate, scusate se lo ripeto, ha la radice con coscienza. Quindi la differenza tra conoscere e sapere è che conoscere presuppone che io ho coscienza di ciò che conosco. Quindi quando io studio su un libro una cosa, non la conosco, la so. È forse per questo che gli antichi greci non dicevano sappi chi sei, ma conosci te stesso. È bellissimo ritrovare le sfumature delle lingue, perché hanno una radice mistica. Quindi gli antichi greci non dicevano sappi chi sei, ma abbi coscienza di chi veramente sei. E noi questo l'abbiamo etichettato come filosofia, e può darsi che scopriremo che è più dello studio di una materia, cioè il sapere, la filosofia. Questa domanda non ha una risposta mentale, ma rompe le sicurezze dietro cui la mente si trincera. E credo buono che si collega a queste domande. Scusate se non le leggiamo tutte, ma anche se chiedessimo chi ha domande, magari ci sarebbero tante domande, ma potremmo solo ascoltarne alcune. Quindi non vi offendete, ci auguriamo sempre che le domande possano aiutare a fare click interiori più che a dare risposte. Noi siamo figli di Dio. Ma nonostante la nostra divinità, chiediamo a Dio che si manifesti tramite noi. Come affrontare questa condizione e dualità? È una domanda molto importante che richiede una risposta molto semplice. Non devi affrontarlo. Perché non è una tua esperienza. Quando tu sperimenti, sperimentarlo è diverso da saperlo, no? Cioè conosci, hai coscienza di che siamo figli di Dio, ma sperimenti anche un lato di noi che chiede a Dio di manifestarsi attraverso noi. Stai con quell'esperienza senza credere che sia una tua esperienza. Allora questo non è più un problema e non hai bisogno di affrontarlo. Non devi risolvere questo problema. Guarda questa immagine. Nel linguaggio tibetano c'è una parola bellissima ed è casino della Madonna. Ed è, se tu, imparate ridendo, è bellissimo, siate leggeri ma andate in profondità. Se tu deretta la mente per sbrogliare questo nodo, ci vorrà un sacco di tempo, ma lo schermo sul quale è proiettato non è ingarbugliato, è ingarbugliata solo l'immagine, è ingarbugliato solo l'oggetto, ma lo schermo che abbiamo già visto essere la coscienza su quale gli oggetti mentali si proiettano, che è la domanda, non è ingarbugliato, non pone distinzione tra questo o quest'altro.
Io dicevo l'altra volta nell'incontro in Sicilia che ricorderete Alessandro Magno che incontrò il nodo gordiano. Sapete che è un nodo peggio di questo, eh? E per farlo ci vuole tantissimo e per scioglierlo ci vuole tantissimo. E il grande conquistatore, se grande può essere un conquistatore, ma non faccio obiezione su questo, tirò fuori una spada e tagliò il nodo di netto, mostrando che un guerriero non sta lì a sciogliere i nodi. Allora, il piccolo ego mentale che arriva lì fa nodo gordiano. Ok, lo sciolgo, ci metto 16 anni, ma lo sciolgo, piano piano. Il piccolo io guerriero va lì e taglia il nodo. Ma il maestro in te va lì, gioisce nel nodo, lo vede, è bellissimo, lo solleva senza tagliarlo e passa oltre. Non ha neanche bisogno di tagliarlo. Non è nel dimostrare che lui è più forte tagliando il nodo, perché non è più nella conquista. Quindi tu puoi agire come, diciamo così, un piccolo io che dà retta ai problemi e stai lì a cercare di sviscerare il problema. Io sono figlio di Dio, ma allo stesso tempo chiedo a Dio di manifestarsi attraverso di me. Oppure puoi tagliare di netto questa domanda. Ma è ancora un piccolo io, è l'io guerriero che si sente forte. Ma l'essere oltre i piccoli io, oltre le forme, non ha bisogno né di tagliare né di sciogliere, già è oltre. Questa è la trasmissione dello Zen, già sei oltre. Quindi in un certo senso il capire questo non ti aiuterà ad andare oltre, come non ti aiuta a cercare di sciogliere la matassa, lo schermo. Non è annodato, lo schermo non è incasinato, solo l'immagine è incasinata. Come affrontare tutto questo? Non hai bisogno di affrontarlo. Lo affronterai in due modi, o lo taglierai o lo scioglierai. Ma esiste un terzo modo, e cioè questo non è un tuo problema. Il capire cosa e come non ti aiuterà, non ti migliorerà. Contatta ciò che non può essere migliorato e ciò che può essere migliorato migliorerà da sé, senza che tu lo migliori. Quindi non devi affrontare, non devi affrontarlo, non hai bisogno di sciogliere. L'ego ama sciogliere le cose. Tu sei cresciuto con troppi rebus, hai un piacere nel risolvere rebus ed è buono. Ma attento, perché anziché vedere la vita come un dono, la vedrai come un problema da risolvere. Tanti filosofi hanno fatto questo errore. Hanno visto la vita come un problema. E la filosofia sarebbe la soluzione del problema. La vita non è un problema, la vita è un dono sacro. Non ti far fregare dal perché, piuttosto gioisci del perché no. Questo è più da mistico. Vivere l'illusione per giungere all'impersonale. Sento che è vero, ma che angoscia lasciare andare l'amore che si è provato. Occorre una barzelletta oscena. Che ci aiuterà. Ascolta attentamente. Un vecchio signore porta la sua vecchia signora all'ospedale e sta ore fuori della sala operatoria. Dopo 6 ore che è lì fuori della sala operatoria, molto stanco, molto provato, molto preoccupato, esce il medico pieno di sangue. Fa: "Lei è il marito della signora?" Fa: "Sì, sono io." "Che lavoro fa lei?" "Scusi, che c'entra?" No, mi dica, che lavoro fa lei?" "Io sono pensionato." "Ah, perché le devo dire, abbiamo impiantato dei pezzi robotici a sua moglie per farla vivere." "Ah, sì?" "E sappia che questi pezzi robotici hanno bisogno di un controllo mensile che almeno costerà 4-5 mila euro." Il tizio sta lì, accidenti, 4-5 mila euro al mese. Aspetti, non è finita, è il medico serissimo.
Le devo dire anche un'altra cosa. Questi pezzi che abbiamo impantato a sua moglie, qui a Padova, hanno bisogno anche di un check ulteriore, un paio di volte l'anno, che si fa a Boston. Ma sua moglie non può andare a Boston con un volo di linea normale. Sua moglie dovrà andare a Boston con un aereo privato. E io l'avverto, la mutua non lo passa l'aereo privato. Tu immagina questo povero signore che vede i problemi aumentarsi, sempre più ingarbugliato, ok? E poi le volevo dire un'altra cosa. Ovviamente lei dovrà dedicarsi completamente a sua moglie, ma servirà del personale altamente specializzato in casa 24 ore su 24, cioè ognuno fa un turno da 8 ore, 8, 16, 24. Quindi lei dovrà pagare tre stipendi a personale altamente specializzato. Glielo devo dire, non prendono meno di 2.500, 3.000 euro ognuno al mese. E il tizio è senza mente ormai, è in uno stato. E poi le devo dire un'altra cosa. Sua moglie non può mangiare come prima. Deve mangiare del cibo particolare, liquido, evoluto, che producono soltanto a New York, in un centro altamente specializzato. Glielo spediranno, ma deve sapere che più o meno ogni pasto costa sui 150 euro. Il tipo è ormai in uno stato di samadhi. Le devo dire anche un'altra cosa. I macchinari intorno a sua moglie per tenerla in vita sono alti 3,20 m. Lei che casa c'ha? Tipo balbetta, dovrà cambiare casa. Dovrà prendere una casa nobile d'altri tempi col soffitto alto almeno 4 metri e mezzo, come si usava un tempo. Quindi una casa centrale, non so, sulla piazza bellissima di Padova, questi soffitti alti, e forse costerà un po'. E le volevo dire che in tutto questo dovrà cambiare fornitura elettrica. Perché questi macchinari hanno bisogno di un altissimo kilowattaggio e non spenderà meno di 200 euro al giorno di elettricità, perché serve un'alta potenza elettrica. E quando il tizio ormai è veramente nell'oltre, il medico fa una risata, gli dà uno schiaffo sulla spalla, scherzo, è morta. Non è lasciare andare. Questo non è liberarsi dei problemi. Ok? Non è questo. Così, quando tu dici, ma che angoscia lasciare andare l'amore che si è provato, sei un po' come quel tipo che aspetta il medico che esce. Ma sei un po' pure come il medico, che o è un sadico o è un illuminato. Però attento, chi ti dice che sei tu a dover lasciare andare? Non sei tu a dover lasciare andare. Quando contatti qualcosa che è oltre ciò che pensi di essere, tutto accade come conseguenza di quel contatto. È quel contatto a fare per te. Non sei tu a dover lasciare andare. Quello che cade è buono che vada, quello che rimane è buono rimanga.
Non sarai tu a decidere cosa devi lasciare andare e quindi non ci sarà angoscia. L'angoscia è la tua interpretazione, soffitto alto, un aereo privato, un macchinario robotico, personale altamente specializzato. Ok? È la tua interpretazione l'angoscia, non è la realtà. Ridendo, vedilo. Noi siamo innamorati di fare, siamo drogati di fare. Tu vuoi fare tutto, ma il problema è già morto. Non sta a te risolvere tutto. Scopri l'immensità e l'immensità risolverà quello che va risolto, non quello che tu vuoi risolvere. In questo l'angoscia lascia spazio a un'immensa pace. Non è la pace nel quale tu sei riuscito a lasciare andare, è la pace che viene dal fatto che non sta a te lasciare andare. E allora non vi è alcuna angoscia, e l'angoscia viene solo dalla tua idea del fatto, non dal fatto.